E dal più pregiato dei prodotti che nascono sottoterra passiamo al più umile. Fino a domani c'è patata in bolla, festa nazionale della patata. 700 ristoranti in tutta Italia serviranno piatti ispirati appunto a questo tubero che ha sfamato milioni di persone nei secoli. Cuore delle manifestazioni Bologna, dove si produce la varietà Primura, l'unica con il marchio DOP a livello europeo. Con noi c'è l'organizzatore Gianluigi Veronesi. Veronesi, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie di essere con noi. Allora, una settimana tutta dedicata alla patata. E cosa state organizzando? Guardi, la settimana prevede che più di 70 ristoranti aderenti al sistema of commercio Ascom promuoveranno per tutta la settimana e quindi anche in questo fine settimana un piatto tradizionale o un piatto innovativo interamente dedicato alla patata. E quest'anno molte adesioni dall'estero, se non sbaglio. Abbiamo avuto molte adesioni dall'estero, soprattutto una bellissima serata di gala che abbiamo fatto al Circolo Ufficiali, e nel momento in cui c'è stata questa serata di gala 21 ristoratori hanno accolto i partecipanti presentando 21 piatti diversi, tutti dedicati alla patata e tutti pensati, diciamo così, per stupire, per fare vedere come la patata sia versatile in cucina. Questo tra l'altro in un momento di, come dire, di crisi, sì, è opportuno perché la patata ha una grande trasversalità, per cui la si utilizza dalla mensa e quindi dalla ristorazione collettiva fino al ristorante blasonato, fino al ristorante stellato, per cui un prodotto estremamente trasversale, tanto che io dico sempre un chilo di patate costa meno di un caffè, per cui la resa in cucina è molto elevata. Quindi possiamo dire un cibo democratico? Assolutamente democratico. Devo dire, qui a Bologna l'hanno capita, fra virgolette, queste democrazie, perché proprio adesso che andiamo verso il fine settimana ci sono persone provenienti da ogni dove che, oltre a provare la patata all'interno di questi ristoranti che le dicevo, possono godere di food tour, quindi percorsi pensati un pochino sui ristoranti, ma anche un po' sulle bellezze storiche di Bologna, con la sua storia medievale, sempre in qualche modo incentrati e dedicati alla patata, per cui l'offerta direi che è molto vasta, insomma. Decisamente. Allora grazie a Gianluigi Veronesi, organizzatore di Patata in Bo. Grazie, buona giornata. Grazie a voi.